Vediamo com'è l'abilità qua dello scudo. Di uno scudo necromantico aumenta significativamente resistenza 300 di colla finché attivo aumenta resistenza dura 8 secondi. Beh, abbiamo una bella difesa, forse adesso come adesso non ci serve. Aumenta breve periodo, costa 300, finché attiva forza di 30. E beh, anche questo è buono, però abbiamo una forza decente noi, Mentre l'abilità guardia attiva morte si sprigiona dalle 7 che danneggiano i nemici vicini. Boh, forse è utile, forse per le grandi ondate. Magari nell'arena può essere utile, dai, usiamolo. Ah, ma noi abbiamo ancora 3 punti, scusami. Com'è possibile? Riflette contro il nemico parte dei danni subiti da morte. Questo non è male. Facciamo questo allora. Ma siamo aumentati i 3 livelli oppure già ce li avevamo? Sai che non lo so. Voglio proprio provare la stabilità dello scudo. Voglio vedere com'è. Che belli sti serpentoni giganti. Occhio, fate i buoni, eh. È il mercante? Che cazzo ci fai qua? Mercanzie di ogni genere, se hai denaro da spendere. Giustamente. Come sei arrivato fin qui? Il mercante conosce molte strade. Non tutte vengono mostrate anche ai cavalieri. Certo, secondo me ti teletrasporti. Convoca il campione dell'arena. Fammi indovinare, il campione non si mostrerà finché non sconfiggi tutti i nemici. Va bene. Si scende ancora da questo lato? C'è qualcosa di nascosto. Magari una cesta, no? O magari un'altra porta. Vabbè, proviamo qua sotto, vediamo cosa c'è. Forse proprio questa è l'arena, mentre di sopra magari, boh, c'era una cesta, chi lo sa. Apriamo il portone. Eh sì, certo. No, ok, siamo dalla parte sbagliata invece. Che palle, devo rifarmi tutte le scale ora. Eccoci qua. Ancora uno. Ecco qua. Vediamo se era la parte giusta. Credo di sì. C'è qualcosa qua sotto? Credo proprio di sì. 2 ceste addirittura. Oggetto. Oggetto verde. Mentre qui solo soldi. No, oggetto blu addirittura. Continuiamo a potenziare le falci? Oppure già potenziamo questo? Non ci potenzia proprio di niente. Niente. E sai che ti dico tra l'altro? Non ha senso potenziarlo adesso. Non ha senso forse potenziarlo adesso. Perché quelle armi qua ci danno veramente pochi bonus. Quindi ecco qua ed ecco a te. Danni 201. Difesa 187. Continuano a aumentare gli invalidi D, certo, come no. 215 di danno massimo, probabilità di colpo critico 36. Beh, stiamo andando avanti. Mi chiedo se però con l'avanzare degli invalidi D, ci saranno dei problemi. Se mai ci dovessero essere, beh, dovremmo cambiare arma. Ecco qui. Ed eccoci arrivati. Ma chi non ha le ali o il potere di aggrapparsi ai muri come noi, come fa ad arrivare a sti posti? Eccoci all'arena dorata. Uno sfidante entra nell'arena. E che cosa cerca? La soluzione dalla Sono io la morte. morte. Questo è ancora vivo. Silenzio! Ci dirà qual è la sua causa. Parla pure, sfidante. Voglio Sono parlare qui col per signor battere il delle vostro ossa. campione. Così dicono tutti gli sfidanti. Ma molti se ne vanno in agonia. Le Ci loro credo. anime sono state consumate dalla vita e rendono sempre più forte il nostro campione. Basta! Beh. Fate entrare il vostro campione. Sì. Questo sfidante è forte. Abbastanza forte da fare ciò che dice. Il Io non nostro parlo e campione basta. non è un cane che risponde al richiamo. Deve essere Ah, allora è un codardo. questo altare è la sua forza. Le anime di tutti coloro che ha ucciso e consumato. Del
riporre al suo interno tre pietre dell'anima, il nostro campione si manifesterà. Ne ho già piene le palle. Devo ancora iniziare questa sfida e già devo cercare degli oggetti. Santo Dio. Perché? Perché la ricerca di oggetti? Oh, vi odio. Qui invece abbiamo una bella cesta che ci aspettava. Ovviamente solo soldi, perché darmi un'arma è chiedere troppo. Quindi quello che ci rimane da fare è andare da questa parte. Entriamo nella prima delle tre porte. La 1, la 2 o la Tarae? Ecco qui, una cesta, calmo. Oggetto verde. Meglio che nessun oggetto, no? Vediamo. Oh, finalmente qualcuno con cui combattere. Cazzo gridi che adesso ti spacco la faccia. Bello comunque. Certo che 8 secondi di fulmine. Per carità. Pensavo molto peggio. Pensavo molto peggio. Oh, oh, buongiorno scheletro. E lì c'è un'arma. Con tutti i critici che faccio, porca miseria. Allora, se riusciamo ad aumentare la durata, sta cosa qua dello scudo può essere sgrava. Perché se i danni li fa continui, allora veramente diventa sgrava come cosa. Pensavo molto peggio, pensavo veramente molto peggio. Potenziamo la falce. Ecco fatto. E invalidi di tanto, voglio dire. È più invalidi di che i potenziamenti della falce stessa. Se riuscissimo anche ad avere un'abilità o comunque un'arma che ci restituisce punti vita, allora, magari su colpo critico tra l'altro, allora la cosa potrebbe diventare interessante. Potrebbe essere interessante come combo. Dobbiamo trovare una caccola esplosiva, che è qua. E ovviamente non possiamo prenderla. Ottimo. Ecco qua. Puff. Ah, così? E io pensavo distruggesse solo il cristallo verde, non tutto quanto. Abbiamo ottenuto un oggetto blu, ma non ho visto cos'era. Ah, è un ciondolo, va bene. I ciondoli sono buoni da usare per aumentare l'esperienza degli oggetti, eh. Prendiamo l'oggetto. E dove lo posizioniamo? Dove ti devo mettere? Qua? Sì, devo metterlo lì. Allora, di qua non si passa. Questo vuol dire che lo raggiungeremo dopo, magari. Ok, allora. Tac. No, non era così che dovevamo fare. Forse devo... Ah, ok, che scemo. Non avevo visto il legno. Pensavo dovessi fare il trick salta a destra, salta a sinistra. Prendiamo questo. Schiaccialo. Oh. Ecco fatto. E ci riprendiamo questa qua. Tra l'altro che figo che fa anche tutta quella luce qui. E lo dobbiamo dare alla statua. Qua. Ah, bello. Bello così l'animazione. Ok, di qua è chiuso. E di qua si apre. Ah, aspetta, tra l'altro. Era da un po' che non li vedevamo. Ho sbagliato. Stavo dicendo, è da un po' che non li vedevamo. I cristalli. Guardalo là. Sì. Ecco, stavo dicendo, se riesco a puntarlo. E siamo arrivati dove dovevamo? Sì, direi proprio di sì. Meno male. Ah, ce lo siamo messo in tasca così di peso.
Pietra dell'anima. Ora nemici? Di solito quando prendi un oggetto così grosso appaiono sempre nemici, però... E certo. Ovviamente. Non erano i nemici che mi aspettavo, ma... Forse arriverà quello grosso tra poco, chi lo sa. Non lo so. Vediamo. Tu sei l'ultimo? Peccato, mi aspettavo... un po' più di resistenza, no? Alle pulci. Comunque, già che siamo arrivati in questo regno, stiamo guadagnando molti più soldi rispetto a prima. E di qua, finalmente, è aperto. Ah, guarda, una pietra nascosta. Grazie. Pietra del potere. Ah. E qui abbiamo una cesta. Con una chiave? No, con la mappa. Ottimo. Ah, ma sta gente è viva. Chissà se posso ucciderla. Eh sì, posso ucciderla. Proseguiamo. Aspetta che penso anche a te un attimo. Ecco fatto. Ti ho liberato dalla tua sofferenza. E rieccoci di nuovo nell'arena. Quindi, per ora... Ecco fatto la prima pietra. Il secondo cancello ora è aperto. E io come ci arrivo lì? Uccidendo questi nemici, ovviamente. Vieni qua. Troppo facile. E invece dobbiamo andare da questo lato ora. C'era mica la scala qui? Sì, c'era il muro su cui salire. Ah, ma ora si sono liberati un po' di stronzetti, vedo, eh. Ah, che gioia. Si stanno aprendo tutte le porte. Le sento da attraverso il muro. Vabbè, intanto proseguiamo di qua. Questo è un po' più labirintico, effettivamente. Certo che però, per essere, come dire, una cazzo di arena dove dovresti solo andare a combattere, tutto sto labirinto mi sembra anche eccessivo. Quanto ci fai che la porta qui è chiusa? E noi non è che possiamo saltare dall'altra parte scavalcando questo muro? No. Cioè, corriamo sui muri, facciamo i salti, però no, delle macerie ci ostacolano la via, giustamente. No, ma sono d'accordo, sono d'accordo assolutamente. Allora, questa la possiamo girare, sì, possiamo girarla e la possiamo girare di là e tiriamo dritto, arriviamo dall'altra parte. A sto punto proverei a farlo. Ecco fatto. Vediamo dove ci porta. Da nessuna parte perché c'è il baratro della morte certa. Molto triste la cosa. Vabbè, proseguiamo da questo lato allora. Vediamo, ci servono un po' di caccolozze esplosive per far saltare in aria. Ok, qua abbiamo bisogno di una lanterna. Non sia mai che sia da questa parte, vero? Ecco fatto. Allora, caccolozza esplosiva, pistola e via. E di qui abbiamo il nostro magico forziere. Un'arma... No, beh, aspetta. Qua potrebbe esserci la lanterna a questo giro, eh. Potrebbe esserci... Arma maledetta. Arma maledetta, finalmente. Mi sembrava troppo grande per essere... La mazza posseduta. Oh, oh. Ah, però... Vediamola. Mi ricorda molto l'arma che si faceva con l'anima
del demone della forgia in Dark Souls 2. Era... Ah no, non è vero, non era questa, non era quella del demone della forgia. Era l'anima del vecchio re di ferro. Bella però. Vediamo com'è sui nemici. Beh, in realtà le mazze non sono di sicuro la mia prima scelta in questo gioco. Però comunque non nego la loro utilità, perché fanno dei bei danni sicuramente. Però sono lente. Ecco qua. Allora, vediamo prima da questo lato se c'è qualcosa. Caccolozza esplosiva anche da questo lato. Ok, calma. Preso. Perfetto. Allora, qui abbiamo un altro di questi. Qua in fondo abbiamo una delle pagine del libro dei morti. E qui abbiamo un forziere che dobbiamo aprire. Prima di tutto però prendiamoci la pagina del libro dei muerti. Vediamo. Siamo a, non mi ricordo quante, 7 su 10. Dai, è già qualcosa. Giriamolo anche da questo lato. Ecco fatto. Mi sembrava di aver visto qualcosa muoversi. Però intanto vediamo. Soldi e un'armatura verde. Stavo per dire un'arma verde, ma era un'armatura. Qui c'è qualcosa? Sì, c'è questo. La pergamena dell'arbitro delle anime. Segui queste coordinate per uscire dal labirinto dell'arbitro. Bello, grazie. Ed ecco qui la lanternona. Dovremmo liberare il passaggio prima. Dobbiamo tornare dall'altro lato. Ah no, anzi, aspetta. Ho già capito in realtà. Perché questo non esplode a contatto. Anche se in realtà è molto più facile se apriamo questo. Vediamo. E glielo lancio dall'altra parte. Forse ce la facciamo uguale. Ecco qui. Vediamo, proviamo. Secondo me ce la possiamo fare, ma forse non ce lo prende, No, ce l'ha preso tranquillamente, ottimo. Mettiamo questo qui, ovviamente. In teoria, credo che possiamo prenderlo col braccino. Scopriamolo. Possiamo prenderlo col braccino, perfetto. Vieni a me, lanterna. Ecco, fatto. E ora ti andiamo a mettere sulla tua statua. Toh, tieni, te l'ho riportata. Bello che evochiamo la forma spiritica solo per fare ste stronzate. Perché alla fine è quello, eh. Va bene, si prosegue allora. Apriamo la porta e vediamo dove ci conduce. Ci conduce di sotto. Guardali qua i furbetti che cercano di nascondere le... Finalmente combatteremo? Oh, ma guarda. Stavo facendo un po' di pulizia per trovare oggetti e l'unica cosa che trovo sono nemici. D'altra parte ti rispondo anche, sai che novità? Ecco appunto. Madonna mia. Un po' esagerato. Proprio poco poco, eh. Ecco qua. A voi un bel servizio di mazzate. Oh, nemico? Nemico grosso? No, un forziere. Per aver ucciso tutti i nemici, ottimo. Un'arma? Due lame, va bene. E sono viola e sono meglio delle nostre? No, ok. È sempre per il fattore dei cosi negativi, è vero. Però di estetica sono meravigliose, santo Dio, guarda che belle. Le nostre sono runiche, ok, hanno il loro fascino, però. Vorrei provare a potenziarlo, ma ho paura che le armi lente ci penalizzano. Morte è veramente un combattente velocissimo. È veramente veloce. Le armi lente sì, saranno potenti, però. Questo tra l'altro ci dona i danni da perforazione e collera su colpo critico. Va bene. Sacrifico questa posseduta, vuoi continuare? Sì. Mi dispiace, ma va bene così. Ecco fatto.
danni difesa, danni da shock, danni da perforazione, collera, colpo critico non è aumentata. Però possiamo aumentare i danni della possiamo aumentare la difesa e i danni da colpo critico. Sai che io ti giuro sto brocchiere me lo porterei avanti più che possiamo, veramente. Ci spacchiamo a merda di difesa, diventiamo dei carri armati. Ah, eccolo qua. Abbiamo trovato già il secondo cristallo. Degli arcieri e gli schifini qua. Catroia. Li devasto a tutti ora. Dai. Madonna mia. Ci spacco la faccia a tutti ora. Dov'è l'arciere? Mamma mia, devasto. Spacco la faccia a tutti. Basta? No, ce n'è ancora uno. Ecco fatto. Spacco la faccia a tutti quanti. Non ci provate. Ecco qua. Donna mia. Non si sa mai che possano servire. Evocarne ancora. Ecco, infatti, guarda che gangbang incredibile che hanno fatto sull'arciere. Grazie. Ma quanti sono ancora? Ma scusami. Dai. Dai, su, su. Hai rotto le balle, dai. Io volevo che mi sparavi una freccia, però se sei così codardo. È posseduto, è viola. Era viola, bello. Le manopole brutali. Questo ci aumentano la difesa, ma ci diminuiscono la forza di 5. Che vabbè, non è sto gran, non è sta gran perdita, anzi. E aumentiamo anche il denaro, dai. Ecco qua, belli. Certo non c'entrano niente con tutto quello che abbiamo ancora addosso, però. E prendiamoci sto cavolo di corno. Grazie. Questo viene via con me. La pietra dell'anima, grazie. Taradaradandan. Sai cosa? Cambierei volentieri magari il brocchiere con un eventuale artiglio. Quello potrei accettarlo volentieri come scambio. Oh, ma guarda un po' il culo. Abbiamo appena trovato una falce posseduta. Sì. Sì. La miseria proprio provvidenziale. Cazzo. Guarda che belle che sono. Beh, oddio. Mia tanta, però. Porca puttana, sì. Fammi vedere, giusto curiosità. Quanto mi dai se sacrifico queste? Abbastanza. Ci dà abbastanza. Allora. Partiamo, ma proprio la miseria, proprio fortuna. La fortuna la chiamano. Allora, becca di questo. Probabilità di colpo critico. Ok. Danni a gelo, danni da perforazione, probabilità colpo critico. Danni da perforazione è ottimo, ma puntiamo tutto sul danno critico e non quello elementale. Dai, vediamo cos'altro ti posso dare per potenziarti. L'amuleto e questo dovrebbero bastare, ma in teoria anche questo. Però questo qui aspetterei un attimo. Aspetterei un attimo giusto per potenziarla. Non ti dico 200 anche questa, però lì lì, ecco fatto. Questo e questo qua. Perfetto, probabilità colpo critico. Forza arcano, probabilità di colpo critico. Forza. Voglio proprio portarlo al massimo splendore come questa di livello 71 di forza. Scusami, adesso che abbiamo anche la forza.
quando hai le statistiche uguali, se le passano le cose. Per quello adesso dobbiamo passargli anche la difesa. Dobbiamo passargli la difesa. Dobbiamo trovare altri oggetti. Per adesso tu continui a essere la mia falce. Però quelle falci già possono avere un bonus interessante se gliele sacrifichiamo. Certo, magari adesso queste qua sono veramente over. Sono veramente over livello rispetto a tutte le falci che stiamo trovando. Però... ah, mi sembra ci fosse un oggetto. Però ce le siamo sudate. Ce le siamo sudate quelle falci. Sì. Cos'è? Credevi che... ma scusami, me le acciucciate tutte e tre. Vabbè. Credevi che sarei morto. Vediamo se posso andare dall'altro lato. Perfetto. Che magari, sai, distruggendo tutte le cose, sia mai che si nasconde qualcosa. Sì, abbiamo trovato uno degli amuleti che vuole Vulgrim. Dicevamo, proseguiamo di sopra. Eccoci qua. E usciamo da sto posto del cavolo. Ah, aspetta, guarda un po'. Ecco qua. Dammi un'altra arma posseduta, dai. Dammela. Ok, scarponi verdi. Non è che possiamo avere sempre fortuna, d'altronde, eh. Ed ecco qui il secondo cornetto. Dov'è che è la testa? Non me la ricordo. Eccola lì. Ecco a te. Beccati questo. Wow. Proprio come quelle che ti fa tua moglie. Dun. Ed ecco l'ultima porta. E ora arriveranno dei nemici sicuramente. Il punto è da dove? Strano ma vero no. Non è arrivato nessuno.